Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. La politica ai tempi del coronavirus in apertura perché continua il dibattito nell'aula del Senato dopo le dichiarazioni di stamattina del Premier Conte che ha spiegato al Parlamento quali saranno i prossimi passi dell'esecutivo anche in chiave economica con lo stanziamento di 25 miliardi nel prossimo decreto per il mese di aprile. Un appello quello di Conte a tutte le opposizioni a collaborare in questo momento difficile per il Paese. Ascoltiamo un passaggio dell'intervento di Conte. L'impegno del governo nel sostegno all'economia italiana naturalmente trova nel decreto cura Italia soltanto un primo passaggio, un primo passo di carattere emergenziale. Per questa ragione il governo è al lavoro per un nuovo intervento in grado di potenziare, rafforzare le misure economiche già adottate sul fronte della liquidità, della protezione sociale, del sostegno al reddito, a favore delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori, con particolare riguardo a quei, ma non solo, a quelli autonomi. Con il nuovo decreto miriamo a incrementare il sostegno alla liquidità e al credito, che l'ho già ricordato, con il decreto Italia è in grado già di mobilitare la cifra di 350 miliardi di euro. Con il nuovo intervento normativo confidiamo di pervenire a uno strumento che abbia stanziamenti aggiuntivi non inferiore ai 25 miliardi già non inferiore ai 25 miliardi già stanziati. Consentiteci di lavorare ancora. Vorremmo potenziare ancora di più questo intervento. Avete ascoltato dunque un estratto delle dichiarazioni di Conte, continua il dibattito, in questo momento sta parlando il segretario della Lega Matteo Salvini, dibattito in corso nell'aula del Senato. Allora andiamo ad ascoltare un passaggio anche delle sue Serve l'aiuto parole. di tutti, ci serve anche il suo aiuto. E quindi io sono contento di questa intervista e sono contento di quello che potrà nascere. Da questa intervista, la lezione di oggi per i nostri figli è che quello che è accaduto fino a 2 mesi fa, tagli, 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 chiudete l'ospedale per i vincoli, deficit il 3% per le regole europee, l'austerità, chiudete le scuole, chiudete le caserme, sono state scelte criminali, quella di chiudere tutto, di togliere il diritto alla vita e alla salute nel nome di parametri decisi a Bruxelles, permettetemi di dire che in queste settimane l'Italia sta brillando, gli italiani stanno brillando, i nostri cittadini al 99% stanno dando prova di eccezionale rispetto. A Bruxelles probabilmente qualcuno non ha ancora capito che aria tira. Se il governo tedesco parla ancora di MES senza condizioni, che prevede che i soldi vengano dati all'Italia ma debbano essere rimborsati in futuro, a debito dei nostri figli, magari con una bella patrimoniale, ebbene, a Berlino e a Bruxelles non hanno capito niente. Ritroviamo l'orgoglio di essere italiani, il più bel paese nel mondo. Grazie e spero che questo E orgoglio questo era sia di dunque un tutti. passaggio, il passaggio finale dell'intervento di Matteo Salvini nell'aula del Senato. Nel frattempo è arrivato l'ok dalla Banca Centrale Europea per la reazione ambiziosa attesa dai vari stati, tra cui l'Italia, al via al programma degli acquisti per l'emergenza pandemia, 750 miliardi di euro stanziati in favore delle varie nazioni europee. Per quanto riguarda gli altri aggiornamenti dall'Italia sul fronte emergenza coronavirus, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone, lo rende noto il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, sottolineando che Borrelli attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale, ma lavorerà da casa in costante contatto con il comitato operativo e l'unità di crisi. C'è anche la notizia di un contagio in Vaticano, un monsignore italiano trovato positivo, portato in ospedale. Per precauzione è stato effettuato un tampone anche al pontefice Papa Francesco, è risultato anche questo negativo. Rallenta, lo abbiamo visto ieri, il numero delle positività, altre 3.491. In frenata per il quarto giorno, frena anche l'aumento dei decessi, ma è stata superata quota 7.000. Aumentano soprattutto i contagi tra i medici. In vigore dalla mezzanotte l'ultimo decreto con le nuove misure del lockdown, resta il nodo dei rapporti governo-regione.
regioni, entra l'ipotesi della chiusura dei confini, arrivano multe salate anche per chi sgarra. A proposito di notizie legate all'emergenza del coronavirus, in queste settimane c'è stato un notevole aumento delle cosiddette fake news, dalle quali da sempre vi invitiamo a diffidare, e per farci raccontare anche gli ultimi casi rilevati a livello nazionale abbiamo in collegamento Skype con noi Davide Puente, giornalista friulano della redazione di Open, il quotidiano lanciato da Enrico Mentana. Buona giornata, Davide. Mandi a tutti. E un mandi che ci riempie di gioia, un friulano che continua a lavorare da uno dei focolai dell'emergenza nazionale, la Lombardia. A che punto siamo sul vostro territorio? Innanzitutto una fotografia di quello che vedi fuori dalla tua finestra. Guarda, se guardo fuori dalla mia finestra c'è un vuoto totale, e questo un po' mi rallegra, perché qualcuno, almeno nelle mie zone dove abito, diciamo, stanno seguendo un po' quello che è il regime di stare tranquilli a casa per contenere appunto l'epidemia. Purtroppo non vedo le stesse cose altrove, purtroppo vedo anche persone che si stanno anche organizzando per uscire fuori, e questo non è una bella situazione. Il tuo lavoro continua da cacciatore di bufale online, con casi praticamente che sono all'ordine del giorno. Quali gli ultimi che hai scoperto? Beh, diciamo che quello più eclatante è quello che è stato diffuso ieri, che era un video, un servizio del TGR Leonardo di Rai 3, che era stato pubblicato appunto nel 2015, che parlava di uno studio appunto fatto di una modifica di un coronavirus nel 2015 in Cina. La questione però è che quel video non ha nulla a che vedere con l'attuale virus, e quindi sì, non c'è nessun complotto di qualcosa di nascosto che ci hanno fatto. Poi c'è la questione che questo virus, il virus che stiamo affrontando in questo momento, non è creato in laboratorio, e ci sono già state anche le ricerche pubblicata dalla stessa Nature, la rivista scientifica, che appunto ha dichiarato che le nostre analisi mostrano chiaramente che il SARS-CoV-2 non è costruito in laboratorio, e cioè o appositamente manipolato, è naturale. Quindi questo dovrebbe chiudere la discussione su quello che appunto si sostiene nelle teorie di complotto, che sia stato un virus creato in laboratorio. Purtroppo questo video è stato amplificato attraverso le reti social, i dubbi sono volati come se non ci fosse un domani, e purtroppo è stato anche cavalcato a livello politico. Quindi è molto preoccupante, perché ormai in un momento in cui siamo strapieni di informazioni su questo tema, c'è molta confusione e si perde la bussola. Di conseguenza io quello che vi invito a fare è di non condividere qualsiasi cosa che trovate, cercate di stare calmi, perché anche la più minima piccola azione che potete fare, anche un semplice WhatsApp, può creare un danno e creare il panico nella gente. Eh sì, è importante ricordarlo, dare questi consigli utili ai nostri telespettatori. David Puente, che con il suo lavoro però continua a ricevere anche molte minacce audio, video, messaggi minatori che appunto sono totalmente da condannare. Che cosa ti scrivono? Come ti attaccano, David? Guarda, non è una novità, sono ormai già un paio d'anni che ricevo un po' di tutto. Il problema è che appunto in questo periodo poi come aumentano le bufale, aumentano anche le persone che hanno qualche problema a riscontrare la smentita. E purtroppo in questi ultimi giorni è stata molto violenta la cosa, tanto che appunto mi hanno contattato in vari modi, su Instagram, su WhatsApp, mi hanno mandato audio, video in cui mi minacciano. Qualcuno anche molto intelligente, perché ha mostrato pure addirittura il suo volto, e sono riuscito anche a identificare le persone, nome e cognome. Quindi io comunque, cioè, il timore che magari un giorno io vado in giro per strada e mi arriva qualcuno dietro è un timore abbastanza fondato, sinceramente, non mi piace la situazione. Ma questo può succedere a me come ad altri, di fronte a persone che hanno qualche problema. Quindi io queste persone qua comunque le denuncio, e spero presto di poter andare finalmente in commissaria di polizia per poterlo fare. Ecco, facciamo anche ascoltare un passaggio ai nostri telespettatori di uno degli audio più recenti che ti sono stati inviati, anche per far capire con le parole fino a dove si spinge la gente, una situazione davvero da condannare. Ascoltiamo un piccolo passaggio. Perché io gente come te veramente la metterei fuori uso? Perché sei una merda, tu sei una fottuta merda, tu sei stato comprato,
hai venduto il culo, l'anima, tutto. Sei una merda che fa del male alla gente. Tu saresti veramente da gasare, bastardo. Ripeto, il professore di dove cazzo ti pare, ma soprattutto le persone come te le voglio vedere schiattate. Davvero, davvero un gesto da condannare totalmente. A te tutta la nostra solidarietà, e naturalmente continua a lottare, continua a supportarci anche nel contrasto a queste fake news che davvero sono uno dei mali di questo periodo. Grazie davvero, David. Grazie a voi, Mandy. Ciao, buon lavoro, buon lavoro. Grazie dunque anche a David Puente, giornalista di Open, che ci ha dato gli aggiornamenti. L'ultimo, il video che avete naturalmente visto circolare molto sui social nelle ultime ore, quello legato al servizio di TG3 Leonardo del 2015, e come ci ha raccontato David, dunque già stata smentita l'ipotesi che si riferisse allo stesso virus che stiamo combattendo in questo periodo. Noi continuiamo con il nostro notiziario guardando anche che cosa sta accadendo nel resto del globo. Una pandemia sempre più diffusa, aumentano di tantissimo i casi negli Stati Uniti, in Spagna, in Germania, in Inghilterra. Allora facciamo il giro del mondo nel servizio dell'ANSA anche con i provvedimenti adottati da molte nazioni che stanno seguendo il modello italiano del lockdown. Crescono di giorno in giorno i paesi nel mondo che decidono di seguire l'esempio italiano nella guerra al coronavirus, con misure di lockdown nazionale o in alcuni casi anche più severe, come coprifuoco e soldati nelle strade. L'ultima è stata l'India, con il suo 1.300.000.000 di persone, mentre l'Egitto ha annunciato un coprifuoco serale e notturno per 2 settimane. In totale sono più di 2,6 miliardi le persone a cui è stato imposto di rimanere a casa nel mondo. Il Regno Unito ha deciso il lockdown ad effetto immediato, stop agli esercizi commerciali non essenziali e vietate le riunioni in pubblico di più di 2 persone. Lockdown anche in Grecia, mentre Berlino domenica ha provato ad allineare i 16 Länder con una nuova stretta sulla vita pubblica dei tedeschi. La Spagna ha prorogato di altri 15 giorni lo stato di allarme e la conseguente serrata. La Francia da giorni ha imposto le maniere forti, invitando tutti i cittadini a restare a casa se non per necessità urgenti. Sul fronte asiatico, lockdown in alcune aree del Pakistan, Iraq e Siria, nelle Filippine c'è il coprifuoco a Manila e il governo ha dichiarato uno stato di calamità nazionale di 6 mesi. Situazione opposta in Giappone, dove alcuni dei parchi hanno già riaperto o sono prossimi a farlo passata la pandemia. Mentre negli Stati Uniti sono sempre di più gli stati che impongono il lockdown, misura che coinvolge ora circa 150 milioni di persone, quasi la metà della popolazione americana. Misure simili stanno interessando anche gli stati africani, dal Senegal al Sudafrica. Continuiamo tornando in regione con gli aggiornamenti che arrivano dai comuni sui casi di nuove positività in molte località del territorio. Partiamo con le notizie che arrivano dal comune di Tarvisio, dove sono stati riscontrati altri 2 casi che si aggiungono al primo segnalato nei giorni scorsi. Si tratta di padre e figlio, e alla luce di questo contagio è stata sanificata la filiale della Credit Friuli di Tarvisio, perché appunto uno dei dipendenti è risultato positivo. Tutto il personale, altre 3 persone, sono a casa in quarantena. Altri casi segnalati anche a Castions di Strada, dove attualmente il numero dei positivi sale a quota 11. C'è il primo caso poi anche in comune di Paularo, a segnalarlo il sindaco Daniele Di Gleria. La persona è già stata posta in regime di isolamento domiciliare, tenuto sotto stretta sorveglianza dall'autorità sanitarie e dai medici di medicina generale. I sindaci che continuano ad essere in prima linea in favore delle loro comunità, e andiamo ad ascoltare altre voci che ci arrivano dai territori, in particolare da Lignano, da Fiume Veneto e da Tavagnacco. In particolare il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria mi ha comunicato la presenza di 6 casi di positività al test del coronavirus. Purtroppo per 4 di questi si è dovuto disporre ricovero ospedaliero presso le strutture di Udine e di Palmanova, mentre per i restanti 2 è stata confermata la misura della quarantena obbligatoria al proprio domicilio. Per tutti i familiari invece il Dipartimento di Prevenzione ha disposto l'isolamento volontario al proprio domicilio, perché allo stato risultanti asintomatici. La fotografia che emerge dunque registra l'aumento di un ulteriore caso di positività al test del coronavirus all'interno della nostra comunità. Io sento quotidianamente i familiari, soprattutto delle persone ospedalizzate. Devo dire che la situazione è particolarmente complessa e dinamica, in quanto si registrano in determinate ipotesi dei miglioramenti, in altre invece purtroppo dei peggioramenti, in altre ancora una situazione di stazionarietà del paziente.
Anzitutto, l'aspetto più importante, che è quello che riguarda i nostri concittadini, i risultati positivi al coronavirus. I casi complessivi sono 10 e questo è il numero dall'inizio dell'emergenza, quindi un complessivo numero di 10 e le situazioni di salute delle persone sembrano non destare preoccupazione, quindi questo ci conforta. Continuiamo a rispettare la regola principale, rimaniamo a casa, approfittiamo anche di quegli esercizi commerciali e di quelle aziende agricole che effettuano le consegne a domicilio proprio per evitare gli spostamenti. In questi giorni abbiamo notato una situazione migliore, una situazione che ci dà fiducia nel futuro, in un esito positivo, insomma in una svolta positiva di questa situazione. Quindi non molliamo, purtroppo qualche denuncia ancora è necessaria, in quanto alcune persone, fortunatamente ora la minoranza, non rispetta le regole e vi prego invece di mantenere la linea del rispetto. Oggi, primo dato che ci arriva, ci segnala 5 persone positive al coronavirus e 7 persone poste in quarantena. A questo conto va aggiunto la persona deceduta la scorsa settimana che aveva circa 90 anni. È un dato puntuale, quindi in questo momento non è un dato significativo, non è che sapendo questo dato possiamo decidere cose particolari. L'unica cosa che si raccomanda è state a casa, evitate i contatti perché evidentemente questo è l'unico modo di prevenire la diffusione del contagio. Vi volevo anche avvertire che venerdì sera faremo una pulizia energica delle strade. Pulizia energica vuol dire lavaggio dei marciapiedi e lavaggio delle strade con un minimo di ipoclorito di sodio, una dose inferiore al minimo raccomandato dall'ISPRA, che è l'istituto che si occupa di dare indicazioni scientifiche su questi temi. Nel frattempo aggiorna la situazione della distribuzione di mascherine il vicegovernatore Riccardi. Entro 10 giorni, a partire da oggi, sarà consegnata a tutti i comuni della regione la prima dotazione di mascherine, la cui distribuzione sarà gestita direttamente dai sindaci in base alle priorità definite dalle strutture territoriali. La capacità produttiva che siamo riusciti a mettere in campo, ha spiegato Riccardi, è di 20.000 mascherine al giorno e partiamo seguendo il criterio di iniziare da quei comuni che hanno registrato il maggior rapporto tra numero di abitanti e contagi. Saranno poi i sindaci a individuare una priorità di intervento, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano una maggiore esigenza in termini di fragilità. Si tratta, come spiegato dallo stesso assessore, di mascherine lavabili dotate di un grado di filtrazione tale, 5 micron, da contenere le particelle salivali che possono trasmettere il contagio da coronavirus. Abbiamo anche il primo aggiornamento di giornata rispetto ai controlli delle forze dell'ordine sul territorio per il rispetto della normativa di contenimento del coronavirus. Tra le zone di Udine e Campoformido, i carabinieri della sezione radiomobile e delle sezioni locali hanno deferito in stato di libertà 4 persone poiché sorprese a transitare in strada senza giustificazioni in violazione delle prescrizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio. E per quanto riguarda poi tra questi casi, altresì deferita, poiché inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Udine emesso dal questore, una donna. Per quanto riguarda poi gli interventi avvenuti sul territorio, a Maiano, a San Daniele del Friuli, i carabinieri del Norma hanno denunciato altre 4 persone, sempre sorprese a transitare in strada senza giustificazioni. In questo caso c'è stato anche il deferimento per possesso di sostanze stupefacenti e per evasione dagli arresti domiciliari di un 21enne e di un 18enne residente in provincia, quello soggetto appunto al controllo per stupefacenti è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di poco più di un grammo di marijuana. Controlli che continuano anche a Trieste, i dati relativi della questura parlano di 565 persone controllate, 486 esercizi commerciali, in questo caso nessuna violazione.
Questo per quanto riguarda il territorio di Trieste. Ed ora le notizie che interessano il mondo dell'economia, le richieste che arrivano pressanti dalle categorie come le agenzie di viaggi che denunciano un crollo verticale degli affari a seguito delle sospensioni, degli annullamenti dei voli. Il rappresentante di Confcommercio spiega che c'è l'ampio spettro della situazione che urge che chiede un confronto con la regione per iniziare ad inserire dei contributi, dei sostegni a queste realtà come al mondo delle professioni, iniezioni di liquidità con misure rapidamente accessibili e continuative, azzeramento delle scadenze fiscali e dei tributi locali da parte dei comuni, sospensione e rateizzazione a tasso zero a lungo termine dei costi fissi aziendali a causa della pandemia e ancora l'equiparazione dell'accesso al credito, le tutele in caso di malattia legate al coronavirus. Queste le richieste avanzate dalla categoria di Confcommercio. Dal mondo degli industriali invece arrivano nuove donazioni. A renderle note Anna Mareschi Danieli, numero uno degli industriali friulani, ammonta a 220.000 euro la somma raccolta dalla Confindustria per il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'azienda sanitaria di Udine. La Presidente, una settimana fa, aveva aperto la raccolta fondi appellandosi alla sensibilità degli imprenditori friulani. Ringrazio tutti quelli che hanno risposto, ha commentato Mareschi Danieli, a testimonianza ancora una volta della capacità dei friulani, dei nostri imprenditori, delle istituzioni e dei cittadini di reagire in modo solidale alle difficoltà. In queste giornate di reclusione domestica bisogna fare attenzione anche poi alle diete per l'impossibilità di uscire, di praticare attività fisica. E dall'azienda sanitaria di Udine arrivano alcuni consigli, ce li racconta Luciana Edelfonso. Pizza, pasta fatta in casa, il ciambellone della nonna, ma anche un bel aperitivo casalingo, un gin tonic dopo cena. La nutrizione ai tempi del coronavirus sta cambiando. Maggiore tempo libero ha fatto riscoprire lo chef nascosto in ognuno di noi. Con il lievito per la pizza e la farina, andati letteralmente a ruba nei supermarket. A questo uniamo il fatto che non è concesso fare attività fisica all'aperto e che piscine e palestre sono chiuse. E così il divano è diventato il nostro miglior amico. A una settimana dalla stretta sui provvedimenti per il contrasto del coronavirus è scattato un nuovo allarme, quello della bilancia e dei chili di troppo. Considerando che quando tutto sarà finito dovremo togliere i pantaloni della tuta da ginnastica per rientrare nei nostri jeans o nei nostri abiti per andare al lavoro, le dietiste Marina Armellini e Alessandra Tavian dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale del Santa Maria della Misericordia di Udine vengono incontro ai cittadini con preziosi ma semplici consigli. Il primo, per i più diligenti, tenere un diario alimentare per annotare tutto il cibo che ingeriamo, cercando di controllare gli eccessi e programmare i pasti. Per l'alimentazione in famiglia, invece, è fondamentale mantenere la regola dei 5 pasti principali al giorno, ad orari regolari. Spesso la noia induce a mangiare di più e fuori pasto, gli adolescenti sono molto esposti a questo rischio. Per questo è bene tenere pronti degli spezzafame sani, come lo yogurt magro, un paio di fette biscottate, frullati di frutta e ortaggi o coppe di frutta tagliata a grandi pezzi, preferibilmente di vario colore. Per tenere occupati i più piccoli potete farvi aiutare tra i fornelli coinvolgendo i bambini direttamente nelle preparazioni, ma anche per sistemare la cucina e riempire o svuotare la lavastoviglie. Inoltre, alcuni suggerimenti per incrementare il movimento anche in casa per adulti, ma soprattutto per i più piccoli. Alzarsi ogni mezz'ora facendo un giretto per la casa, almeno di 3-5 minuti, non superare le 2 ore di televisione al giorno. Favorire l'utilizzo di videogiochi motori ed infine ricordarsi che l'ambiente domestico può essere modificato in qualsiasi modo per invogliare al movimento. Le altre notizie di cronaca con il Tribunale dei Minori di Trieste che ha condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione il quindicenne che la sera del 12 ottobre scorso dalla Scala dei Giganti a Trieste era rimasto coinvolto nell'accoltellamento di un 17enne di Cervignano del Friuli dopo una lite innescata per futili motivi. Il quindicenne di origini nordafricane ha dovuto rispondere di concorso intentato omicidio. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Il giovane resta nel carcere minorile dove è detenuto dallo scorso autunno. L'udienza, ricostruiscono gli inquirenti, si è tenuta
in videoconferenza, viste le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. L'imputato era presente in collegamento dall'istituto penale. A ottobre, in un primo momento, il 15enne si era assunto la responsabilità dell'aggressione. A seguito di ulteriori indagini, era però stato fermato un 18enne di origini kosovare, accusato di tentato omicidio pluriaggravato. Anche quest'ultimo è in carcere ed è atteso davanti al giudice il prossimo 19 maggio. Rimaniamo nel capoluogo regionale perché iniziano a contarsi i danni a seguito del vento forte della Bora, in particolare che spira dal pomeriggio di ieri, con raffiche che hanno toccato i 113 km orari, chiamando a diversi interventi vigili del fuoco. In mattinata sono attese ancora, secondo le previsioni della Osmerarpa, raffiche ancora fino a 120 km, mentre domani il vento tenderà a diminuire. Dicevamo diversi gli interventi dei pompieri, al momento sono ancora una trentina le richieste inevase, saranno eseguiti nelle prossime ore. Ieri le squadre del Comando Provinciale hanno portato a termine 70 interventi di soccorso tecnico urgente per caduta di rami e alberi, dissesti statici di elementi costruttivi, infissi e grondaie pericolanti. Facciamoci raccontare dunque dalla Osmerarpa le previsioni del tempo per le prossime ore. La situazione meteorologica oggi è condizionata da una depressione che si va profondendo sulla penisola italiana e determina per noi il richiamo di correnti orientali, quindi di bora piuttosto forti al suolo, e da sud-est più umide e via via più miti in quota. Ne consegue per oggi un cielo in genere nuvoloso a coperto, avremo qualche precipitazione più probabile in montagna, che deboli nevicate, un nevischio oltre 400 metri di quota circa. E un po' di nevica possibile anche sul Carso triestino. Soffia Bora, che già stamattina ha superato i 100 km orari come raffica sulla costa, ma viaggia sempre intorno a velocità superiore ai 60 km orari anche in pianura, un po' come è stato ieri. In giornata si intensificherà probabilmente ulteriormente sulla costa, in particolare a Trieste, dove le raffiche potranno superare anche i 120 km orari. Temperature sono state relativamente rigide stamattina, comunque sopra zero su Pinura Costa e sul fondomare Tormentino, sotto zero ovviamente nelle località anche di valle più elevate in montagna. Invece le massime oggi saliranno fino a circa 8-9 gradi sulla costa, fino anche a 10 in pianura. La giornata di domani vedrà ancora cielo nuvoloso, ma la depressione tende ad attenuarsi, quindi la bora, che sarà ancora forte al mattino sulla costa, moderata sulle altre zone, tenderà a calare di intensità nel corso della giornata. Poi qualche schiarito dovrebbe intervenire anche in serata. Non ci saranno precipitazioni, salvo un po' di nevicchio sul Tarvisiano, e le temperature saliranno anche decisamente, le minime sopra i 5 gradi in pianura, sopra i 7 sulla costa, le massime anche verso i 13 gradi sulla costa e fino a 15-16 in pianura. Miglioramento, anche se con velature, però con tempo decisamente migliore sabato, ancora un po' di borino sulla costa, ma poco significativo. Temperature in aumento, raggiungeremo probabilmente anche i 20 gradi sulla pianura. E direi che è tutto. Ed ora la nostra pagina sportiva, andiamo a salutare da casa Bertolotto il nostro Alberto, che è pronto ad aggiornarci sulla situazione del mondo dei motori, ma anche del Pordenone Calcio. Continua a seguire alcune delle discipline a lui più affini. Alberto, ben trovato, buongiorno. Ciao David, buongiorno. Un po' che non ci vediamo, mi manchi onestamente. Ti abbiamo chiamato per questo e manchi tu ai tuoi telespettatori la rubrica FVG Motori seguitissima che vi stiamo riproponendo nelle sue repliche, ma i motori che iniziano a interrogarsi un po' come tutti gli altri sport, le altre discipline su quello che sarà dei prossimi mesi. Alberto, cosa ci puoi raccontare? No, assolutamente, è un momento molto difficile per il motorsport, in quanto naturalmente è ai box, è fermo e questa situazione naturalmente rappresenta un problema. Molto probabilmente non si disputerà, per esempio, la Vergennissese la Chianzutana, che è una cronoscalata molto importante, avrebbe dovuto andare in scena a fine maggio e molto probabilmente non ci sono ancora conferme, però non ci sono i tempi tecnici affinché si possa preparare. C'è più ottimismo per quanto riguarda, stiamo parlando delle quattro ruote, per le gare che si possono svolgere da giugno in poi, l'Italian Bahia, i rally valli della che è a giugno, i rally della Carnia a luglio, poi altre come Rally Piancavallo sono in autunno e di conseguenza lì per ora non si pone il problema. Per quanto riguarda invece le
le due ruote. Ieri c'è stata una riunione, una videoconferenza nell'ambito del Comitato regionale della Federazione Motociclistica per fare il punto della situazione e vedere se si riuscirà a recuperare almeno una parte della stagione, perlomeno da giugno e luglio in poi. Si stanno fondamentalmente studiando dei piani in uscita, se così si può dire, no? Dei piani in uscita per cercare poi di ripartire, di portare perlomeno se non a intero compimento l'annata, ma perlomeno una parte che è quello che chiedono non solo gli appassionati, ma anche i tesserati della Federazione Motociclistica Italiana. Il problema sarà legato naturalmente al fatto che a livello regionale il calendario sottostà a quello triveneto, a quello nazionale e ovviamente in alcuni casi anche a quello internazionale. Quindi bisognerà cercare di incastrare il tutto, ecco. Un flash anche sul Pordenone, tornando al calcio, invece Alberto, sono tante le iniziative social che dal club dei Ramarri si sta portando avanti in questo periodo, anche un po' per esorcizzare l'assenza di calcio giocato, anche in questo caso, così come per la Serie A, si fa sempre più improbabile una ripresa del campionato per concludere la stagione. Sì, assolutamente. Pordenone ci sperano, come ci sperano fondamentalmente dappertutto, anche per un discorso economico. In questo momento il Pordenone sta continuando a sostenere delle sedute individuali. I giocatori lavorano naturalmente a casa con un piano d'allenamento predisposto individualmente dal preparatore atletico che è Ivano Tito. Questa settimana hanno aumentato i carichi, a quanto anche lui ha sostenuto, nella speranza di riprendere. In questo momento qui è molto difficile, come dicevamo, ed è per questo anche che i calciatori nel tempo libero si dilettano un po' sui social, perché Ciurria abbiamo visto assieme a Strizzolo e a Pasa oggi pomeriggio giocheranno a Fortnite con alcuni tifosi fortunati che avranno vinto questa possibilità votando sul loro profilo, sul profilo di Ciurria di Instagram. E avranno quindi la possibilità di giocare online con la PlayStation assieme a loro. Qualcosa per, come dire, cercare di anche passare il tempo assieme alla gente che ti vuole bene, perché i tifosi ovviamente sentono questa mancanza, anche se il problema ovviamente è la lotta in questo istante, in questo momento, in questo preciso momento, la lotta contro il coronavirus, naturalmente. È la principale preoccupazione di tutti è naturalmente a restare a casa, perché è il modo più efficace. Come lo invitano i giocatori e persone ben più importanti di me. Ringraziamo Alberto per questo excursus tra i motori e il Pordenone. Ci ritroveremo nei prossimi giorni per vedere anche come te la cavi tra le mura domestiche. Grazie e buona giornata. Ciao David, grazie a voi e buon proseguimento. Noi ci fermiamo qui anche con questa edizione. L'informazione tornerà live alle ore 16 con tutti i prossimi aggiornamenti di cronaca e di sport, ma continuate a seguirci anche sulle pagine social, Facebook e Instagram e con le nostre ultime ore. Buona giornata a tutti.